Gruppo Imprenditori d'Eccellenza, buongiorno, buongiorno e buon sabato 14 luglio 2018. Questa mattina parliamo, abbiamo un ospite anche questa mattina importante, è il dottor Marco Damiani, che salutiamo. Buongiorno a Marco, tutti, buongiorno. buongiorno. Ciao Mirko. Aspetto un secondo ad annunciare il tema perché voglio ricordare ai nostri amici imprenditori che ci stanno guardando che noi parleremo di impresa, strumenti di impresa, parleremo di cose serie, parleremo di strumenti seri e quindi se cercate di raddoppiare il fatturato, triplicare gli utili, aumentare per 10 l'EBITDA, non è il posto giusto, nel senso che noi lavoriamo con dei professionisti che ci dicono come dovrebbero essere usati gli strumenti praticamente. La diretta di questa mattina riguarda la centrale rischi. La centrale rischi che è uno strumento direi abbastanza sconosciuto dalla maggior parte degli imprenditori. Marco Damiani da 20 anni conosce bazzica, non so, gironzola intorno a questo strumento, quindi aspettiamo ancora qualche minuto, Marco, che arrivi in persona, però volevo Ok. presentarti perché nel nostro gruppo Imprenditori d'Eccellenza ho il piacere e l'onore di accompagnare gente che possa dare un contributo, no? Quindi Ciao. vorrei rassicurare i nostri amici imprenditori, ad esempio, che Marco Damiani sta già passando le sedi della nostra community OSA e ha un linguaggio estremamente comprensibile. Anche se lo strumento è uno strumento tecnico, ha un linguaggio estremamente comprensibile e soprattutto accessibile ai non addetti ai lavori. L'importante è questo, che voi abbiate carta e penna a portata di mano. L'importante è che voi interagiate. Voi dovete interagire con noi. Noi faremo 30, 40, 50 minuti a seconda di quanto interesse susciterà l'argomento, ma la cosa più importante la fate voi con l'interazione, condividendo, dicendoci se vi piace, facendo dei commenti, ponendo delle domande, insomma, contribuendo in maniera proattiva a questa diretta. Quindi io a questo punto do il via ufficiale e do la parola a Marco Damiani sullo strumento centrale rischi. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. Sì, la centrale rischi io la utilizzo, come hai detto prima, da oltre 20 anni, prima come responsabile di filiali in banca, adesso invece come consulenza esterna. Ma quando la utilizzavo in banca, non la utilizzavo solo nel momento in cui dovevo valutare un'azienda, quindi nel momento in cui l'azienda faceva una richiesta di nuovo finanziamento. Ma la banca utilizza la centrale rischi costantemente. Ricordo ancora quando ogni mese mi arrivava la comunicazione dalla direzione dell'aggiornamento della centrale rischi. Che cosa facevo? Stampavo un pacco di carta dove c'era la centrale rischi di ogni azienda, quindi la centrale rischi dalla banca viene monitorata costantemente. È un elemento fondamentale per la banca nella valutazione delle aziende. Considera che è anche più importante del bilancio. Perché? Perché questi dati sono alimentati dalle banche stesse e quindi sono considerati dati oggettivi dalla banca, proprio perché sono alimentati da loro. Altra cosa, i dati nella centrale rischi sono molto più aggiornati rispetto ai dati del bilancio. Considera che i dati in centrale rischi vengono aggiornati almeno una volta al mese. Quindi le segnalazioni ordinarie in centrale rischi sono mensili e riguardano l'ultimo giorno del mese, ma in casi particolari, quali giri a sofferenze oppure regolarizzazioni di posizioni di rate impagate, queste informazioni vengono aggiornate in modo molto più tempestivo, senza aspettare la fine del mese. Quindi è naturale che per la banca questa è una fonte di informazioni molto importante. Rispetto al bilancio, che invece il bilancio quando viene consegnato ormai sono dati già passati. La cosa che sinceramente mi ha colpito e che mi ha fatto dedicare veramente tanto tempo e concentrarmi sulla centrale rischi è che la centrale rischi
è considerata un po' uno strumento ad uso delle banche. Non so se è capitato anche a te, l'abbiamo vista anche durante gli incontri, no? Pochissimi, pochissimi imprenditori la conoscono, la centrale Ma rischi. e anche tra i professionisti non è proprio così conosciuta. Quindi che cosa succede? Intanto la cosa che dobbiamo chiarire è dobbiamo sfatare la prima falsa credenza. La centrale rischi non è assolutamente uno strumento ad uso delle banche. È vero che le banche lo utilizzano costantemente, è un elemento fondamentale per la valutazione del merito creditizio delle aziende e nel calcolo del rating anche. Ma di fatto è uno strumento che è disponibile anche per l'imprenditore. Una cosa molto importante, una prima call to action che vorrei dare agli imprenditori, questo deriva dalla mia esperienza anche nel quotidiano, è quello di non sottovalutare mai i segnali che arrivano dalla banca. Cioè, nel senso che molto spesso l'imprenditore nei confronti della banca ha un approccio di questo tipo: basta che la banca mi dia i soldi. Questo è il vero obiettivo dell'imprenditore, no? Di fatto, è molto importante per l'imprenditore ascoltare alcuni segnali che arrivano dalla banca. Magari se la banca fa presente che c'è una percentuale in soluti elevata, oppure chiede di stare attento magari sulla gestione del rapporto, chiede maggiore movimentazione sul conto corrente. Il fatto che l'imprenditore nel tempo abbia sempre trascurato la parte finanziaria, si è sempre occupato magari giustamente da un certo punto di vista, della produzione e della vendita, finché non c'erano grandi problemi, grossi problemi con la banca. Finché la banca dava credito, insomma, veniva un po' trascurato questo aspetto. Il concetto è quello di prestare attenzione ai segnali che a volte dà la banca. Questo è molto importante. Prima call to action, scrivetevela perché è molto, ne erogheremo 10. Quindi questa è la prima. Non sottovalutare mai i segnali che arrivano dalla banca. Ok, direi assolutamente importante. E una cosa importante per quanto riguarda la centrale rischi Banca d'Italia, abbiamo detto che è importante per le valutazioni del merito creditizio, ma anche per il calcolo del rating. Sappiamo che ormai di rating se ne parla tanto, no? Il rating è veramente importante e infatti. Una cosa veramente importante per l'imprenditore, se vuole relazionarsi bene nei confronti delle banche, è conoscere il suo potere contrattuale. Il potere contrattuale, di fatto, è il rating. Il rating rappresenta quanto rischia la banca a finanziare quell'azienda. E io dico sempre che rappresenta il potere contrattuale. Sai che tra due controparti, durante qualunque relazione, qualunque contrattazione, tutto dipende dal potere contrattuale che ha ciascuna controparte, no? Molto spesso gli imprenditori dicono: ok, ma sto pagando dei tassi, delle condizioni troppo alte o troppo basse. Come faccio a sapere se quelle condizioni che sto pagando sono troppo alte, sono giuste, sono ingiuste? Dipende sempre da chi sei tu per la banca. Dipende dal tuo potere contrattuale. Mi spiego. Se un'azienda è considerata a rischio alto per la banca e sta pagando un tasso sul fido di conto corrente del 10%, il problema probabilmente non è il 10% del tasso che sta pagando, ma il fatto che è considerata dalla banca un'azienda a rischio alto. E quindi è considerata un'azienda a rischio e potenzialmente è a rischio di riduzione di revoca degli affidamenti. Quindi è molto importante iniziare anche a sapere che se per la banca sono visto come un'azienda a rischio alto, c'è qualcosa che non va. Devo iniziare a lavorarci da questo punto di vista. Sì, noi Marco, come community OSA abbiamo creato uno strumento che si chiama Book Finanziario, praticamente, da Ottimo. Fabio Bolognini, che tu lo conosci, Assolutamente. che aiuta sostanzialmente a, come dire, a far conoscere l'azienda, a
anche su aspetti non numerici. Cioè, assolutamente. Questo è, no? Tutte le aziende hanno un intangibile, tutte le aziende hanno un inespresso, tutte le aziende hanno qualcosa che va oltre i numeri. E quindi credo che la cosa più importante che tu hai detto adesso è che l'imprenditore, anche il piccolo e medio imprenditore, deve abituarsi a educare il proprio ragioniere, il proprio responsabile amministrativo, il proprio CFO, a seconda delle dimensioni, a gestire proattivamente la centrale di rischi. Assolutamente. Gestire attivamente proattivamente la centrale rischi, ma gestire anche in generale proattivamente il rapporto con la banca. Come dicevi tu, c'è cioè il book finanziario, di fatto è comunicazione, corretta comunicazione con la banca. Quindi trasmettere alla banca le informazioni su chi è l'azienda, cosa stai facendo, quali sono davvero i valori dell'azienda, che danno valore al business, quindi il fatto anche di comunicare all'azienda. Ecco, da questo punto di vista, ti dico una cosa concreta che succedeva. Quando io in banca chiedevo il bilancio all'azienda, e magari chiedevi degli approfondimenti, il concetto era un po', ok, ma cosa vuoi? Ti ho già dato il bilancio, e magari era un bilancio abbreviato. Il bilancio da solo comunica ben poco. Per questo è importante il book finanziario, perché va a Certo. integrare tutte le altre informazioni che vanno oltre il bilancio. Direi di sì, e aggiungerei anche un'altra parola che ritengo magica, cioè il piano industriale, Ah. cioè quello che l'imprenditore ha nella testa, quello che vuole realizzare negli anni successivi, siano 3 o siano 5, è una view che l'imprenditore dà al sistema e a qualsiasi altro ente finanziario dicendo: guarda, questa è la fotografia di adesso, ma io voglio arrivare là. Benissimo, assolutamente. Cosa molto importante, perché devi fare tutti gli step? Sono collegati, perché ci deve essere coerenza. Cioè, quando fai il piano industriale, deve essere coerente con ciò che sei in questo momento, con le risorse che hai, e quindi è tutto collegato. Cioè, quindi l'analisi della centrale rischi, il book finanziario, fare il piano industriale, sono tutti elementi importanti. Ma non solo nel rapportarsi nei confronti della banca, sono elementi importanti per l'imprenditore stesso. Ok, quindi come seconda call to action direi che è veramente importante relazionarsi bene con la banca, conoscere il proprio rating, quindi sapere se siamo un'azienda a rischio basso, a rischio medio, a rischio alto. E di conseguenza sapere qual è il nostro potere contrattuale nei confronti della banca. A questo proposito si possono trovare alcune informazioni guardando alcuni video che ho preparato nel sito myratingup.it. Lì ho preparato alcuni video per l'imprenditore dove spieghiamo proprio che cos'è il rating, come funziona e magari informazioni che possono permettere di gestire al meglio le condizioni bancarie rapportate al rating. Quindi amici del gruppo Imprenditori Eccellenza, per seconda call to action, per relazionarti bene devi sapere qual è il tuo potere contrattuale. Puoi trovare preziose informazioni su www.myratinggap.it. Alessandro Borghesan, che è il nostro social media manager, che sta assistendo questa diretta, manderà in sovraimpressione il link. Quindi già due call to action. Marco, molto bene, prosegui pure. Bene, ok. Ho visto Alfonso Paura che ha fatto un commento e dice: oggi è molto importante monitorare la centrale rischi, anche perché da quest'anno il calcolo del rating del medio credito centrale prevede appunto l'analisi dell'andamentale della centrale rischi. Assolutamente vero, assolutamente vero. Quindi di centrale rischi, per fortuna, se ne sta iniziando a parlare sempre di più e la strada è segnata. Quindi, per l'imprenditore sono informazioni che deve assolutamente conoscere. Assolutamente fondamentali. Ragazzi, condividete, condividete e fateci il pollicione blu se vi piace e fateci domande se avete necessità di approfondimenti. Ecco, una cosa importante per quanto riguarda la centrale rischi, che è la cosa che veramente mi ha affascinato, e non ti nascondo, Mirko, che ho imparato cose dopo essere uscito dalla banca. Quindi,
ho imparato cose negli ultimi anni che prima non conoscevo. Per esempio, la cosa che mi ha affascinato della centrale rischi è che è conosciuta dall'imprenditore come uno strumento ad uso delle banche, ma di fatto non solo l'imprenditore può accedere a queste informazioni, perché questa è la cosa, l'imprenditore può accedere alle informazioni in centrale rischi Banca d'Italia e dopo diremo anche come, e lo può fare gratuitamente. Quindi è veramente assurdo che abbiamo delle informazioni preziose a cui accedere, che ci possono migliorare il rapporto con la banca e sono poco conosciute. Ma la cosa che davvero mi ha affascinato è che l'imprenditore può accedere ad informazioni più approfondite rispetto a quelle che può accedere la banca. Quindi la cosa strana è che è conosciuta come uno strumento ad uso della banca, ma invece per la normativa Banca d'Italia l'imprenditore può accedere gratuitamente a informazioni molto più approfondite rispetto a quelle della banca. Dai, è Incredibile. strana questa cosa, no? È affascinante. Marco, chiedono eventuali esposizioni tramite crowdfunding, vengono rilevati dalla centrale rischi? No, non vengono rilevati in centrale, non vengono rilevati in centrale rischi, ma anche altre forme di finanziamento del fintech, sai, le nuove forme di Sì, smobilizzo crediti, non vengono segnalate in centrale rischi in genere. sì. Ok. Una cosa quindi molto importante, come dicevo, queste informazioni sono molto importanti e soprattutto possiamo accedere ai dati in centrale rischi gratuitamente e avere informazioni dettagliate, più approfondite rispetto a quelle della banca. Che cosa significa conoscere queste informazioni? Significa intanto sapere quali sono le informazioni che la banca vede sulla nostra azienda, quindi relazionarsi correttamente con la banca, perché a volte magari qualche imprenditore dice, ma questa informazione alla banca non la dico. Ok, ma se la banca l'ha già vista dalla centrale rischi e tu non gliela dici, sembra che ci stai provando. Cioè oggi il rapporto con la banca deve essere un rapporto di correttezza e di trasparenza. Quindi le informazioni si vedono. Quindi è molto importante, visto che il dato di fatto oggi è che la centrale rischi Banca d'Italia può incidere anche fino al 60% nella determinazione del rating e nelle valutazioni di merito creditizio delle banche, soprattutto per le piccole e medie imprese. È un elemento fondamentale. Quindi il concetto è dobbiamo vedere e conoscere questi dati, perché se iniziamo a utilizzare questi dati in modo proattivo, visto che sono determinanti per il calcolo del rating, se li analizziamo e cerchiamo di migliorare queste informazioni nel tempo, poi andiamo a migliorare il rating della nostra azienda, no? In maniera proattiva. Costruiamo Esatto. un rapporto. Benissimo. Quindi la call to action numero 3 è: devi cambiare approccio, abbandona l'approccio passivo, costruisci una relazione basata sulla conoscenza, un approccio proattivo. Ok? È possibile farlo. Si riesce a farlo anche con un approccio veramente abbastanza semplice e graduale, ma ogni azienda deve fare questo passo. Vabbè, vogliamo a questo punto, già che hai detto fatto 90, fai 91, consigliamo questa guida ai nostri amici Ok. Allora, io ho preparato, siccome quando mi relaziono con gli imprenditori, soprattutto con le piccole e medie imprese, vedo sempre che c'è un gap di base, non sono abituati a parlare di rating, non sanno nel concreto che cos'è la centrale rischi, cosa puoi fare in concreto, che cos'è e quanto incide anche sul rating. Ho preparato una guida per gli imprenditori, una guida gratuita che può essere scaricata direttamente dal sito, dove ci sono appunto le tre strategie per vedere l'azienda con gli occhi della banca, tra cui naturalmente si parla di rating, di condizioni e si parla soprattutto di centrale rischi Banca d'Italia. Ok, a questo punto una cosa molto fondamentale, direi che è la call to action più importante. Abbiamo visto che quindi è possibile chiedere la centrale rischi,
Ma di fatto ti assicuro che molti imprenditori non lo sanno. È davvero vista come uno strumento ad uso delle banche. Una call to action veramente importante per l'imprenditore è devi accedere a questi dati, devi conoscere questi dati. Call to action numero 4, Marco. Call to action numero 4, prima di tutto, se io fossi un imprenditore, almeno una volta l'anno, chiederei la centrale rischi Banca d'Italia a livello personale di tutti i soci. Questo perché? Perché naturalmente faccio l'esempio, se ho una società di persone, la banca. Specifica questo Marco, quindi richiesta della centrale rischi per l'azienda e per i soci, persone fisiche. Quindi, ok, in questa call to action, allora, una volta all'anno almeno la chiederei per i soci persone fisiche, perché se uno ha una società, un rapporto come società con la banca, dice ok, la banca guarda la società, no, la banca va a vedere anche le posizioni dei vari soci. È logico che le garanzie che sono collegate direttamente alla società le vedo già dalla centrale rischi della società e quindi in teoria non servirebbe quella della persona fisica del socio. Ma perché è importante? Perché magari questo socio ha altri finanziamenti, magari è collegato ad un'altra società e quindi bisogna chiedere anche la centrale rischi personale per avere la posizione a 360 gradi anche del socio. Altrimenti rischiamo di preparare tutto bene, di presentarci bene alla banca, ma poi la banca si accorge che ci sono delle anomalie in centrale rischi. E allora che cosa facciamo? Abbiamo perso tempo, ma soprattutto proponendoci in questo modo con la banca stiamo perdendo reputazione. Cioè, quando si vede che ci stai provando, ma ci sono delle lacune, poi comunque stai perdendo reputazione operando in questo modo. Quindi un elemento importante è chiedere la centrale rischi dei soci. Una volta l'anno, non è necessario chiederla in modo costante, ma una volta all'anno chiedere la centrale rischi di tutti i soci a livello personale. Ok? Poi, come dicevi tu, invece, naturalmente bisogna chiedere la centrale rischi dell'azienda. Ma la centrale rischi dell'azienda non la chiederei una volta all'anno. La centrale rischi dell'azienda, naturalmente, almeno la chiederei una volta ogni 3 mesi. Poi ti dico, ci sono aziende strutturate che applicano il nostro metodo e loro la chiedono una volta al mese. Dipende sempre, no, dalla situazione a situazione, però almeno ogni 3 mesi. Marco, domanda di Alberto Castagna. Eventuali segnalazioni negative in centrale rischi, Banca d'Italia, anche se non sanate, sono sempre visibili? E risponde già Luisella Baudino, sono visibili per 3 anni. Ok, allora, benissimo, la risposta c'è già stata, sono visibili per 3 anni. Dobbiamo distinguere. Allora, in centrale rischi le informazioni sono veramente tante, veramente, veramente tante. Guarda, il mio record è stato quello di analizzare una centrale rischi di 2500 pagine. Ammetto che è stato un record, lo ammetto, è stato un professionista che aveva questa esigenza, quindi era una centrale rischi storica. E quindi le informazioni, il concetto è che le informazioni sono veramente tante. E che cosa succede? Quando ci sono tante informazioni, è anche normale che ci possano essere degli errori in queste informazioni. Quindi, che cosa succede? Se queste informazioni, se ci sono delle errate segnalazioni, si può intervenire semplicemente con la banca, facendogli fare una correzione. Se invece si tratta di uno sconfino che poi è stato regolarizzato il mese dopo, come mi sembra di aver capito dalla domanda, assolutamente le informazioni storiche rimangono per 3 anni. Naturalmente si vede che è stata sanata quella posizione, ma rimane traccia dello sconfino. Allora, come accedere ai dati della centrale rischi? Chiede Ok, Ernesto Achille. benissimo. Allora, per accedere ai dati in centrale rischi, c'è un modulo, nel sito Banca d'Italia, che si compila, bisogna allegare la copia carta d'identità fronte retro del richiedente, quindi del legale rappresentante della società, e si fa una PEC a Banca d'Italia. Nell'arco di massimo 7 giorni, Banca d'Italia risponde sempre via PEC.
Una cosa importante per chi non ha mai fatto questo tipo di richiesta, nella guida che abbiamo citato prima di strategia bancaria, ci sono dei link a due video che aiutano l'imprenditore a fare la richiesta passo passo. Quindi lì c'è scritto esattamente come compilare ogni singolo campo, l'oggetto della mail, che cosa devi scrivere nella mail, cioè, è completamente dettagliata nei minimi termini. Quindi voce per voce c'è scritto che cosa devi fare. Ottimo. L'abbiamo creato appunto perché in genere chi si appresta per la prima volta a fare la richiesta, in alcuni casi ha avuto delle difficoltà, allora abbiamo preparato questi video. Ottimo. Ok. Quindi è logico che quando andiamo a verificare i dati in centrale rischi, poi è importante analizzare una serie di informazioni. Per esempio, può sembrare scontato, ma verificare se ci sono segnalazioni di sofferenza. Mi è successo di recente. Il socio di una società si è trovato una posizione a sofferenza di cui non aveva conoscenza. Era una cosa vecchia che si era dimenticato. È logico che conoscere queste informazioni è molto importante, perché se io lo so prima, so anche, magari decido di non presentarmi in banca. Già è un valore, no? Già il fatto di sapere se io faccio la richiesta alla banca, la banca poi vede queste informazioni, beh, già un valore se io decido di non presentarmi in banca, perché altrimenti so già che la banca mi direbbe di no. Sì. Ok? Quindi veramente importante accedere a queste informazioni. Quindi call to action numero 6, No, verifica. 5, La 5. 5, allora, la call to action numero 5 è chiedi la centrale rischi Banca d'Italia della sua società almeno ogni 3 mesi. O ve lo state scrivendo, amici imprenditori? Avete condiviso la diretta di oggi? Avete schiacciato il pollicione blu? Avete fatto almeno una domanda? Ci avete ripagato di questo sforzo di lavorare per voi il sabato mattina per diffondere la cultura d'impresa? Ecco, ripeto ancora una volta, non siamo qui io e Marco per propinare ricette alla Vanna Marchi, dove si moltiplicano fatturati, eccetera. Siamo qui per Assolutamente. erogare strumenti pratici. Questa mattina parliamo in particolare dello strumento centrale rischi. Ok, quindi call to action numero 6, verifica se sono presenti segnalazioni di sofferenze. Sofferenze sono posizioni gestite all'ufficio legale dalla banca. Può sembrare scontato, è logico che molto spesso l'imprenditore sa se ci sono posizioni di questo tipo, però è sempre meglio fare una verifica. Questa è la prima cosa perché naturalmente è la segnalazione più grave per la banca. È logico che se ci sono posizioni di sofferenza o qualunque richiesta, qualunque necessità all'azienda, la banca non può aderire alla sua richiesta. Un altro elemento invece importante che dobbiamo andare a vedere nella centrale rischi è la presenza di sconfini o di rate impagate. Sconfini, allora, Ah, Marco, sì. diciamo anche una cosa: quando una banca per questioni tecniche di accavallamento fine mese o altro vi fa sconfinare, avete il pieno diritto di chiedere una rettifica scritta e questa rettifica scritta vi permette di inviarla agli altri istituti che sicuramente vi faranno la domanda del perché. Assolutamente. È per quello che è importante monitorare i dati in centrale rischi, perché se siamo noi per primi che ci accorgiamo che ci sono delle anomalie, poi riusciamo anche ad agire subito in modo proattivo sulle altre, ma siamo noi che facciamo presente alle altre banche. Perché quello che succede oggi, visto che le banche devono attenersi a delle norme europee sempre più restrittive, che ogni segnalazione in centrale rischi, ogni anomalia fa accendere delle lampadine in banca. Oggi davvero è questo il comportamento della banca e quindi l'imprenditore deve davvero essere informato su questi dati. Anche perché ricordiamo, non tutti sanno questo dato,
le banche italiane hanno già finanziato oltremodo le imprese italiane. Le imprese Certo. italiane hanno l'80% del passivo appoggiato sulle banche contro una media europea del 50%. Quindi le banche Assolutamente. italiane sono state il primario partner per noi e senza di loro noi non saremmo esistiti. Quindi sfatiamo anche questo mito. Le banche sono una manna dal cielo. Bisogna assolutamente cambiare linguaggio e capire come loro vogliono che ci interfacciamo con loro in questo momento. Esatto, assolutamente. Anche perché se abbiamo bisogno, dobbiamo semplicemente sapere come ragionano e fare in modo di essere belli e di essere finanziabili. Cioè, non c'è Esatto. altra scelta, assolutamente. Per quanto riguarda la presenza di sconfini, dal punto di vista personale, ciò che mi succede spesso è che ci sono magari sconfini su una banca, ma invece nelle altre banche c'è disponibilità. Quindi questo cosa succede? Succede col fine mese, perché naturalmente la centrale rischi, forse l'abbiamo accennato, ma è il caso di riprendere questo dato, i dati vengono segnalati l'ultimo giorno del mese, quindi i dati in centrale rischi riportano i saldi dei conti correnti, dei prestiti, eccetera, dell'ultimo giorno del mese. Purtroppo quel giorno è anche il giorno in cui paghiamo le IBAN. Quindi ci troviamo di fronte ad alcune situazioni, e mi è capitato 2 giorni fa, in cui l'imprenditore presenta le IBAN in banca, ma va oltre il castelletto che ha a disposizione e naturalmente si crea lo sconfino, perché paga le IBAN, paga le IBAN dei fornitori, presenta le nuove IBAN dei clienti, ma che vanno oltre il castelletto. Naturalmente c'è uno sfasamento anche solo di un giorno perché poi maturano le IBA che scadono dei propri clienti, quindi il castelletto rientra, ma per un giorno c'è lo sconfino e la Banca d'Italia rileva quello sconfino. Questi dati che noi troviamo in centrale rischi, cosa molto importante, incidono sul rating dell'azienda, su tutte le banche, in automatico, quindi non c'è il bancario che va a valutare, ma sì, questa segnalazione errata, no, non incide. In automatico l'algoritmo dei rating prende i dati in centrale rischi e vanno a peggiorare il rating se ci sono delle informazioni negative. È molto importante quello che ha detto Marco adesso, è molto importante, attenzione, è tutto un meccanismo collegato, ok? Quindi Assolutamente. ogni cosa che fate o non fate ha un effetto su tutto. Assolutamente. Quindi verifica se sono presenti sconfini o rate impagate in centrale rischi. Questa è la call to action numero 7. 7 call to action. Colgo l'occasione per far tirare un po' il fiato anche a Marco e dire ai nostri amici che nell'arco di un anno le dirette live, Mirko, fanno oltre 500 call to action. Quindi su un anno mi impegno a darvi 500 call to action. L'applicazione di solamente il 20% di queste 500 call to action, vi prometto, vi può portare dei cambiamenti radicali al vostro mindset e alla vostra mentalità di farli imprenditori. Quindi, se ci seguite ogni sabato mattina alle 11, avrete una quantità di call to action incredibili. Vai, vai Marco. Ok, guarda che abbiamo anticipato anche la call to action numero 8 di fatto, stai attento agli sconfini creati dalla presentazione delle IBA a fine mese, collegate al pagamento dei fornitori, naturalmente. Questo è un elemento molto importante perché davvero ti crea uno sconfino, ma l'imprenditore non lo percepisce. E dice, ho portato le IBA in banca. Le nuove IBA a carico dei clienti, ho pagato le IBA dei fornitori, mi hanno detto che è tutto a posto, poi ti trovi la segnalazione in centrale rischi. Quindi è molto importante, call to action numero 8, stai attento agli sconfini creati dalla presentazione delle IBA a fine mese. Elemento molto importante anche questo. Roberto Poglio, verissimo, basta un giorno e si va in sconfino con conseguenze nefaste sul rating. Purtroppo sì, Certo, purtroppo sì. purtroppo. Gli anticipi su fattura incidono sul rating? Ernesto Anchini.
domanda. Incide tutto sul rating. Poi incide, allora, è logico che, allora, una cosa che ci dobbiamo dire è che non tutti gli sconfini sono gravi allo stesso modo. È logico che lo sconfino più grave è lo sconfino sui finanziamenti. Quindi se non pago le rate di un prestito, quello è uno sconfino grave. Poi c'è lo sconfino sul fido di conto corrente. E lo sconfino meno grave è lo sconfino sulle riba, perché magari in quel caso lì è la banca che mi ha permesso di utilizzare riba oltre il castelletto, ma è pur sempre uno sconfino, è pur sempre un elemento negativo, cioè poco tanto è difficile da quantificare esattamente, è un elemento negativo. Io, per esempio, ho un'azienda che ha degli sconfini sull'auto liquidante, quindi sull'anticipo fatture o sulle riba, e ha una banca che dice: Ok, voglio darti un castelletto, vorrei entrare come nuova banca, ma voglio vedere che per almeno 4-5 mesi non hai più situazioni di questo tipo. Eh sì, e una cosa molto importante, Marco, che vogliamo dire è che potete vedere anche l'utilizzo percentuale dei vostri fidi con la centrale rischi. Utilizzare i Assolutamente. fidi sempre all'80-90% non è un buon biglietto da visita perché vuol dire che avete il circolante che è tirato. Ok? Assolutamente. Ecco, molto importante quello che hai citato tu, quindi la tensione sull'utilizzo degli affidamenti è un altro elemento che va a peggiorare il rating. Quindi anche se non è uno sconfino, ma l'utilizzo, magari l'80-90% degli affidamenti, ancora peggio, se quel conto è poco movimentato, va a peggiorare il rating dell'azienda, anche se non è uno sconfino. Sì, direi di sì, però imprenditori che state guardando, perché solo imprenditori guardano le nostre dirette, attenzione che la vostra mentalità, l'approccio vostro alla centrale rischi che deve cambiare, cioè voi dovete collaborare, non è più un affare da ragioniere o un affare da responsabile amministrativo, è un affare da imprenditore, ok? Assolutamente. Quindi. Allora, in un evento che ho fatto in Veneto c'era un imprenditore che ha fatto una richiesta ben specifica perché l'evento l'avevo fatto insieme ad una banca, no? Quindi perché il concetto era parlare la stessa lingua. Questo imprenditore chiedeva che fosse la banca a dire all'imprenditore come migliorare il rating. Dice, non devo occuparmene io, diceva l'imprenditore, è la banca che mi deve dire che cosa devo fare, mi deve far migliorare il rating. Non è il compito della banca, sinceramente, questo. È l'imprenditore ma anche perché ha magari firmato le garanzie, cioè quindi ha firmato con il proprio patrimonio personale. Cioè, è importante, ma come in ogni relazione, no? Cercare di capire come ragiona il mio interlocutore. È molto importante. Ok, quindi siamo arrivati alla call to action numero, Nove. Nove. ok, call to action numero 9, volevo trattare l'argomento degli insoluti, perché in centrale rischi, come informazione, la banca e anche l'imprenditore vede la percentuale di insoluti dei propri clienti. Quindi quando l'azienda anticipa le fatture o le riba in banca, poi, come dato statistico in centrale rischi, rimane la percentuale degli insoluti dei clienti. Faccio l'esempio: presento 100.000 euro di riba alla banca per lo smobilizzo, quindi me li faccio anticipare, e sono 5 riba da 20.000 euro di 5 clienti. E se una di queste 5 riba non mi viene pagata, in centrale rischi, che cosa vedo? Vedo che sono scaduti crediti per 100.000 euro e di questi 100.000 euro, 20.000, quindi il 20%, non sono stati pagati. È un'informazione che rimane come statistica in centrale rischi al creditore e non al debitore che non ha pagato. Questo perché? Perché la banca, quando affida all'azienda con dei castelletti per anticipo fatture o anticipo riba, che cosa valuta?
valuta la qualità della clientela. Ok? Perché il rischio della banca è rappresentato dalla qualità dei miei clienti. Quindi per la banca dare un castelletto a un'azienda che ha l'1% degli insoluti o a un'azienda che ha il 20% di insoluti è completamente diverso. Ok? Quindi oggi per un'azienda avere l'1-2%, e sto lavorando con alcune aziende di questo tipo, l'1-2% di insoluti vuol dire davvero presentarti alla banca dicendo: sì, guarda, magari ho qualche problema, però guarda, il mio valore sono davvero i miei clienti. È una cosa molto importante. Poi, se avete dei clienti sui quali avete dei dubbi, invece di fare la riba, fate il bonifico bancario, che quello non fa scattare Assolutamente. nulla. Sicuramente Benissimo. non lo sicuramente non lo potete scontare, ma perlomeno non vi incide sul vostro rating. Questo è il concetto che Marco ha Certo. cercato di far passare Allora, adesso. dobbiamo smobilizzare tramite la banca ottimi clienti. Ok? Questo è veramente importante. Ecco, per quanto riguarda le riba, un elemento molto interessante è che se la riba il giorno della scadenza non viene pagata, in centrale rischi è un insoluto. Anche se quel cliente che non mi ha pagato la riba, dopo 5 giorni mi fa il bonifico. Posso allora, una SRL socia di un'altra SRL che ha problemi con una banca, subisce un rating negativo? Allora, la banca, naturalmente quando fa una valutazione, fa una valutazione di gruppo, cioè sono collegate le posizioni. Poi è logico che dopo dipende anche dalla situazione nel dettaglio, però mi verrebbe da dire che sono collegate. Giacomo Tiberio, è bastato uno sconfino di 24 euro di 2 giorni nel pagamento di una rata che mi hanno negato il finanziamento di acquisto di un'auto. Ho dovuto chiedere alla banca una dichiarazione di assoluta mancanza di posizioni negative per finalizzare il finanziamento. Quello che dicevamo prima, oggi si lavora nel dettaglio, cioè ogni piccola segnalazione incide. Bisogna davvero stare attenti a tutte queste informazioni, assolutamente. Avere le conoscenze giuste, partecipare alle dirette live, Mirko, del sabato mattina, partecipare alla OSA Community, partecipare al gruppo Certo. imprenditori d'eccellenza. Cioè noi diamo le informazioni e poi l'imprenditore deve ragionare e lavorare di suo e mettersi le mani in pasta, perché per un imprenditore capisco che non sia la cosa più semplice del mondo andare a parlare di centrale rischi, andare a... No. È molto più semplice parlare del prodotto che fa, del mercato che ha, Certo. delle vendite che ha, voglio dire, no? Evidentemente. Allora, Mirko, allora, le cose di cui stiamo parlando oggi, non è che l'imprenditore in un giorno deve fare tutto, no? Cioè, però deve iniziare un percorso, iniziare a vedere, ma perché quello che vedo nel concreto è che si pensa che non sia possibile, ma poi di fatto un passo alla volta, iniziare a vedere questi dati. Si vede che quando poi ci si relaziona con la banca, si inizia gradualmente a parlare la stessa lingua. Sì. E la banca apprezza queste informazioni, perché le aziende che si relazionano con la banca, conoscendo i dati in centrale rischi, sono veramente poche. E Direi l'altra proprio di sì. cosa, sono veramente poche. L'altra cosa che possiamo fare, come abbiamo detto prima, la banca ha una visione più limitata rispetto al cliente, perché la banca vede il totale degli affidamenti. L'imprenditore, invece, in centrale rischi, vede tutte le informazioni dettagliate banca per banca. Una cosa molto importante, in occasione di una nuova richiesta di affidamento o in occasione della conferma per revisione periodica degli affidamenti, che è annuale di solito, la banca chiede il dettaglio degli affidamenti all'imprenditore e lo chiede per due motivi. Primo motivo è perché la banca non sa in centrale rischi, non sa con quale banche lavora l'imprenditore e non sa i castelletti come sono distribuiti tra le varie banche. Quindi, per esempio, se un'azienda ha 1 milione di castelletti come totale, la banca vede il milione di castelletti, ma non sa come sono distribuiti questi castelletti tra le varie banche. Vede solo quanti enti segnalanti ci sono,
ma non sa come sono distribuiti e non conosce la banca. Sì, Marco, qua torniamo un po' a bomba sul discorso della relazione complessiva con la banca. L'imprenditore, anche di un'impresa piccola, dovrebbe abituarsi a presentare lui il bilancio, non a mandarlo in banca via mail, no? Chiama Bravo. la banca, chiama il funzionario e gli dice: senti, voglio consegnartelo io il bilancio e voglio anche parlarne insieme. Una volta l'anno ci vediamo e ti spiego le cose, no? Allora Assolutamente. in quel mentre magari gli dà anche il book finanziario, in quel mentre magari illustra il piano industriale o comunque cosa ha in testa, cosa ha in serbo per i pro. E allora il rapporto con la vostra banca su. Ho perso. Ok, non vedo più Mirko. Stavamo parlando comunque della percentuale di insoluti e dell'importanza comunque di relazionarsi bene con la banca. Mirko stava parlando del book finanziario, quindi è molto importante non solo presentare il bilancio, ma presentarsi in banca e comunicare la banca. Come dicevo prima, il bilancio da solo non è comunicare. Bisogna sempre integrare i dati di bilancio a quello che stiamo facendo, quindi a Assolutamente sì. Eccolo informazioni che sono relative magari ai marchi. Mirko, ti avevo qua. perso. Ah, scusa, ti avevo perso, allora continuate. Ok, niente, no, il book finanziario sono assolutamente informazioni che vanno a integrare il bilancio. Il bilancio non è comunicazione alla banca. Cioè, bisogna dedicare un po' di tempo, come lo dedichiamo ai fornitori strategici, come lo dedichiamo a altre Bene. attività, anche alla banca. Insomma, questo è un po', secondo me, il cambiamento di filosofia che bisogna avere. Ci forniscono un materiale importante e prezioso che sono i soldi, no? E quindi Certo. andiamo verso la decima ed ultima call to action, Marco. Benissimo. Allora, call to action numero 10. Attenzione, l'abbiamo già accennato prima. Attenzione alle errate segnalazioni. Le errate segnalazioni peggiorano in automatico il rating della tua azienda su tutte le banche. Okay? Quindi questo è un altro elemento importante che giustifica il fatto di conoscere questi dati. Okay? Semplicemente perché le informazioni sono tante, quindi è logico che quando si lavora, quando ci sono veramente a volte migliaia di informazioni, ci può essere anche l'errata segnalazione e è importante per l'azienda conoscerla per prima, accorgersene per poi cercare di agire. Perché? Se noi ce ne accorgiamo dopo 3 mesi, questa errata segnalazione ha già avuto effetto sul rating di tutte le banche. Se invece siamo noi che consultiamo la centrale rischi e ce ne accorgiamo subito, interveniamo sulla banca per farla rettificare e quindi riusciamo ad evitare che abbia effetto sul rating. È molto importante questo, molto importante. E le banche sono assolutamente abituate a essere approcciate così. Certo, ma anche perché quando con la banca mi approccio con la conoscenza, cioè ho visto un dato oggettivo che è la centrale rischi, c'è stata un'errata segnalazione, la banca fa la rettifica, cioè può capitare, l'importante è che ce ne accorgiamo subito e che facciamo fare la variazione. Eh sì, direi di sì. Marco, hai dato un valore veramente molto importante. Adesso io riepilogo ai nostri amici del gruppo Imprenditori di Eccellenza quali sono i prossimi appuntamenti della community OSA, perché è molto importante che conoscano gli ambienti dove possono frequentarmi, che sono Certo. questo della diretta live ogni sabato mattina alle ore 11 sul gruppo Imprenditori d'Eccellenza, dove, come ho detto prima, erogheremo 500 call to action annuali. 500 vuol dire Quanto? che se voi applicate, e quindi questo fa parte del nostro approccio, perché con Marco ci siamo briefati e ho chiesto a Marco di fare le 10 call to action semplici per oggi. Con Certo. 500 all'anno, se voi le seguite e ne applicate almeno 100, voi cambierete fondamentalmente mentalità. Non promettiamo ricette alla Vanna Marchi, come purtroppo sul web oggi è in voga. Noi promettiamo solo dei miglioramenti e io adoro il COCOMI, il continuo e costante miglioramento. Questa è l'unica roba che io conosco, eccetera. Quindi,
qua sulla diretta live al sabato mattina. Poi Osa Community. Osa Community ormai abbiamo 4 sedi: nord-ovest Milano, nord-est Vicenza, centro Roma, sud Napoli. In apertura tra settembre e ottobre, Sicilia, Catania e Cagliari in Sardegna. Abbiamo il 4 di settembre a Milano. Abbiamo un argomento interessante che è la pianificazione fiscale non aggressiva, la pianificazione fiscale fatta in maniera seria, e poi abbiamo il valore delle conoscenze e delle relazioni con le persone che possono cambiare la nostra esistenza professionale e la nostra azienda. Arturo Artom, che insomma ormai sui giornali, di telegiornali un po' di tutta Italia, è stato conosciuto come una persona con una grande capacità di fare relazioni. Poi avremo il 10 di settembre su Napoli Mico Sentino, che parlerà della Lead Generation. Oggi è un autorevole personaggio per quanto riguarda questa materia, che sta cambiando e cambierà sempre di più il mondo. E avremo una novità, avremo Jimmy Clarini, che parla del turnaround aziendale. Marco, turnaround aziendale, ha inventato un sistema che si chiama triage, come il pronto soccorso, che praticamente dà l'idea di quando l'azienda comincia ad andare in sofferenza. È molto importante anche questo. Poi avremo il dottor Fioretto, che da settembre inizierà il countdown sulla fatturazione elettronica. Lui ha un argomento molto importante, che è un blog molto importante, si chiama Meno Carta, e parleremo anche di lui, di questo discorso. Poi parleremo da settembre in poi della internazionalizzazione delle imprese. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche le PMI devono pensare di avere il proprio expo manager, la propria persona, anche se part-time. Poi parleremo dell'importanza di avere un rapporto con un penalista importante in azienda, perché l'imprenditore ricorre a questi consulenti qua quando c'è il fattaccio. Invece avere nel propria cerchia di consulenti persone di valore come Marco Damiani, come altre che io conosco e che io vi introduco, è un valore inestimabile. Per quanto riguarda Osa, potete tranquillamente venire a una serata a Milano, a Vicenza, a Roma, a Napoli e capire quanto valore è. Per quanto riguarda Osa, abbiamo anche lì un numero di call to action spaventose, perché insomma tu, Marco, hai girato Certo. e hai visto dal vivo come erano queste cose, insomma, no? Assolutamente. Quello Tanto valore. che è esatto, quello che mi preme dire e condividere è che noi siamo per la crescita dell'imprenditore consistente, per la crescita congrua, per la crescita coerente, per la crescita per i canali giusti, per la crescita sì rivolta all'innovazione, ma anche alla sostanza, ma anche alla tradizione, ma anche al rispetto dell'uomo sostanzialmente. Quello che vi chiedo è quello di condividere queste cose con i vostri amici imprenditori, farli entrare subito magari nel gruppo imprenditori di eccellenza, così il sabato mattina hanno delle pillole che vedo che mi avete scritto importanti, ok? E poi venire una serata e vedrete perché Marco nella serata di Osa ha raccolto dei consensi straordinari perché è un professionista che in maniera semplicissima parla in maniera chiara di un argomento molto tecnico e soprattutto riempie la cultura di imprenditore. Ricordatevi che io sono interessato a imprenditore 360, cioè un imprenditore che sia un professionista, un imprenditore, ma anche un uomo, ma anche un padre di famiglia, ma anche un compagno, ma anche un marito, ma anche un amico, ma anche un qualcosa che va oltre, ma va veramente oltre la parte professionale. Lo dico perché il successo e i soldi non sono tutto nella vita. Stavo guardando in questi giorni la storia di Avicii, questo ragazzo svedese, compositore musicale, DJ, eccetera. In 8 anni ha bruciato tutte le tappe del mondo, ha fatto cose incredibili e poi è finito malamente. Morto pochi mesi fa, voglio dire. Quindi non dobbiamo inseguire il successo e i soldi, ma dobbiamo inseguire il miglioramento, la cultura di impresa a 360 gradi e anche la nostra crescita personale. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare tutti di questa diretta, primis, in primis
Marco Damiani che ci ha Grazie. parlato della centrale rischi e sicuramente tutti quanti coloro che ci hanno guardato, ricordando a tutti che potete rivedere questa diretta senza problemi, potete condividerla senza problemi. Vediamo, ci sono tutti, sono assolutamente d'accordo con voi sul fatto che l'approccio deve essere completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Assolutamente sì, Già. Ecco, è cambiato il mondo, è cambiato. Mirko, una cosa Vai, sola. vai, vai. Quando ho fatto gli interventi in OSA, la cosa che mi ha colpito è che si sta creando un vero e proprio gruppo tra gli imprenditori che ti seguono. Mi ha veramente colpito tanto questa cosa. Ma OSA nasce, Marco, perché c'erano continue richieste di consulenze personali e quindi ho chiesto con Alessio Brusemini di fare una piattaforma che potesse aiutare tanti imprenditori, perché Certo. l'idea mia è di aiutare, oggi siamo in 200 in tutta Italia, ma vorrei arrivare a 300, 400, 500 imprenditori. Saranno nulla rispetto ai 4 milioni e mezzo, No. però per quelli sono convinto che possiamo dare delle pillole interessanti, reali, che possono applicare alle loro aziende. Sono stanco di vedere questo sbraitare di ricette fantomatiche di personaggi che non hanno mai avuto aziende e non hanno mai fatturato un euro, diciamo. Ed Quindi, è un percorso, no? Non è una cosa che avviene in 2 giorni, è un percorso. assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie, Marco. Grazie Bene. amici che ci avete guardato, buon sabato 14 di luglio e buone vacanze per chi deve partire, Grazie ok? Mirko, grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.